L'opera d'arte che accompagnerà il nostro cammino di avvento quest'anno sarà l'Adorazione dei Pastori di Georges Latour, un autore francese vissuto nel XVII secolo. Un'opera realizzata molto probabilmente nel 1644, ma rinvenuta ad Amsterdam solamente nel 1926. Un'opera certamente silenziosa, una tavola che ci presenta al centro un neonato, Gesù dormiente, con gli occhi chiusi, tutto stretto nelle fasce, disteso sul giaciglio di paglia. Eppure quel bambino raccoglie intorno a sé l'attenzione dei personaggi, che sono disposti a semicerchio, come una corona, immobile, silenziosa. Un semicerchio che parte da Maria e che arriva a Giuseppe. Ogni domenica ci soffermeremo su un particolare di quest'opera d'arte, per abbracciare con lo sguardo questo capolavoro di arte e di fede. Intorno a quel bambino prendiamo posto anche noi e completiamo il cerchio aperto da Maria, da Giuseppe e dai pastori. Anche noi vogliamo rimanere in silenzio davanti a colui che San Luca chiama già dalla mangiatoia il Salvatore, il Cristo Signore. La fede, infatti, non cambia la realtà, ma può cambiare il nostro modo di vederla. Impariamo dal Natale a vedere allora sul volto di questo bambino la gloria del risorto. Lo so, può risultarci difficile questo sguardo, come del resto in questo tempo non è facile guardare la nostra umanità, la nostra storia, al nostro presente, tanto colpito dalla pandemia. Eppure proprio da qui, dal nostro presente, tanto travagliato, tanto sofferto, il nostro sguardo può cambiare. Allora anche l'oscurità viene superata. Nulla cambia, eppure tutto cambia. E allora riconosciamo commossi che sotto quelle fasce, nascosta tra le bende, anche oggi, anche noi, c'è la presenza di Dio. Questa domenica, prima di Avvento, la nostra attenzione si posa sulla candela di Giuseppe. Questa prima domenica vogliamo soffermarci nel quadro a Giuseppe, che quasi ci fa ombra. Copre la fiamma della candela con la sua mano, perché solo un'altra luce può illuminare ogni uomo, il figlio. La luce gli bagna appena il volto, ma rivela la gioia profonda che ormai lo abita. La gioia di chi ha saputo attendere e riconoscere la luce di cui fidarsi. Il Vangelo di questa domenica ci invita a vegliare con prudenza e attendere con coraggio, proprio come è stato capace di fare Giuseppe. E noi, di quali luci ci fidiamo? Questo è lo scopo del nostro attendere. E allora non resta che attendere e camminare insieme. Buon avvento.